Il centrodestra si ritrova compatto in Piazza Unione a Pescara nella seconda delle manifestazioni organizzate dalla Lega per chiedere di andare subito alle elezioni entro il 2018. Penso che sia un diritto anche degli abruzzesi di avere finalmente una certezza sulla data in cui si procederà alla consultazione elettorale e dall'altro canto penso che sia un dovere da chi deve decidere questa data di stabilirla in maniera corretta, coerente e in tempi certi. Ecco, per voi qual è la forbice ideale per andare al voto? Ma noi auspichiamo un voto tra il 22 novembre e il 15 dicembre. Tiene banco anche il nodo delle candidature. Sui social il coordinatore regionale della Lega, Bellachioma, è tornato a rivendicare per il proprio partito la scelta del candidato presidente per la forza acquisita dalla Lega in questi mesi e la crescita dei consensi. Una partita sulla quale però il verdetto definitivo sarà dato dai vertici nazionali. Non precludo niente a nessuno, Forza Italia, Fratelli d'Italia, il Mondo Civico, so che comunque sia proporranno i loro candidati, sono assolutamente certo che al di là delle azioni che poi vengono svolte sul territorio, di quello che diciamo e che non diciamo, però poi alla fine a decidere saranno Salvini e Berlusconi. Nei prossimi giorni valuteremo queste candidature anche con quella che esprimerà Forza Italia e valuteremo anche in una logica di, come dire, nazionale, perché si vota candidato presidente della regione, non certo di un comune minore, quindi è ipotetico pensare che come dire, vi sia un ragionamento nazionale su questa candidatura. Umberto Di Primio si è dimesso, lui però resta dimissionario solo in caso di candidatura alla presidenza. Sarà lui il candidato presidente o siete ancora in fase di valutazione? Siamo in fase di valutazione, noi come è noto stiamo svolgendo un sondaggio, poi dopo ci applicheremo su quel che sarà. Umberto ha fatto la sua scelta, come dire, le leggi nazionali come dire, comportavano la necessità di dimissioni preventive e poi valuteremo. Ora è venuto fuori anche il mio nome, è chiaro che comunque sia per quello che mi riguarda, qualora Matteo Salvini dovesse indicarmi come candidato, essendo io segretario del partito, e la coalizione accettasse questa indicazione di Matteo Salvini, io come soldato del partito ho sempre detto e ripeto che comunque sia non ho nessun problema a metterci la faccia e non soltanto la faccia. Alla manifestazione è presente anche Fabrizio Di Stefano, la cui candidatura è stata lanciata la scorsa settimana dal Mondo Civico, una proposta credibile per Azione Politica in attesa di valutare altri eventuali profili. Ma noi non abbiamo, a prescindere da qualche uscita, secondo me, estemporanea di qualche giornale, non abbiamo mai cambiato la nostra posizione. Noi riteniamo che la candidatura del Presidente deve essere pertinenza dei partiti, perché comunque il Mondo Civico deve essere complementare e non antagonista. Quindi sulla base di questo noi abbiamo avuto una rosa di nomi da qualche tempo da analizzare, su quelli che ci sono stati dati noi abbiamo ritenuto Fabrizio Di Stefano il migliore. Ad oggi non ci è stato fornito nessun nome, quindi noi rimaniamo della stessa posizione. Aspetteremo di capire se si andrà su altro, su quello che già abbiamo visto e abbiamo analizzato. La Lega probabilmente calerà il suo asso, che poi il coordinatore regionale parlamentare Bellachioma, le ho detto anche di Primio, insomma, di questi altri nomi che sono in circolo c'è qualcuno verso cui ci potrebbe essere convergenza? Ma assolutamente, il segretario Bellachioma è il segretario del primo partito in questo momento ad Abruzzo, quindi è assolutamente una candidatura che noi sosterremo, ma dobbiamo averla in maniera ufficiale. Ad oggi leggiamo solo notizie dai giornali, quindi è chiaro che stiamo aspettando dai partiti, aspetteremo di capire quello che ci dicono e che ci chiederanno.